Cazzo, le cuffie, poi dice casa, ci cassano il corso. ASMR. Salve a tutti ragazzi, avete atteso questa tier list a lungo. È stato un anno e mezzo dove ho riformulato vari giudizi riguardo la scena trap napoletana e voi avete atteso morbosamente e finalmente qui tra noi il secondo episodio, perché Papa Sepe pensa a tutti voi. La sedia che si abbassa. Ragazzi, abbiamo i mezzi professionali, finalmente, il capocchione e bando alle ciance il cazzo, perché c'è da fare una piccola premessa, la stessa dell'anno scorso è inutile ripeterla, infatti andate a vedere il video, la parte 1, se non conoscete, diciamo, quel video, insomma, recuperatelo prima di guardare la parte 2, perché è essenziale per comprendere determinate cose, dato che è il diretto sequel di quel video. E così facendo avrete una comprensione generale, un quadro generale di questa scena trap napoletana, almeno di come la vedo io. Signori, quindi eccoci qua davanti alla lista, comodamente su Photoshop. Mi farò aiutare da Google Keep perché ho scritto davvero un sacco di merda. E c'è da fare una piccola premessa: oltre agli artisti che ho comodamente messo nelle stesse relative posizioni dell'anno scorso, ho aggiunto un numero di artisti e una piccola sorpresa che vi farò vedere alla fine. Ragazzi, bando alle ciance, iniziamo, già vi ho rotto il cazzo, voglio iniziare da Nicola Siciliano. Nicola Siciliano è un artista che ho rivalutato tantissimo, davvero tanto, perché l'anno scorso già mi fecero notare un errore da parte mia. Io l'anno scorso dissi ignorantemente come un troglodita, Nicola Siciliano esiste e basta, perché era un po' scarso, però io già l'anno scorso non sapevo, come mi ha fatto notare un ragazzo nella sezione commenti di quel video, che Nicola Siciliano ha dato vita al fenomeno Joelier. Che Nicola Siciliano ha dato vita al progetto di Giro per Secondigliano. È il producer, è, diciamo, colui che ha ideato tutto il mood del testo. E Joelier ha detto: oh, Fra, senti, Fra, oh, Fra, mi piace come rappi. Fra. Joelier è uno scarparo, parla così. Non so se avete visto le interviste, poi parleremo anche di Joelier. Fra, voglio partecipare, Fra, sei un mostro, Fra. E Nicola Siciliano ha detto: sì, come no, facciamo questa canzone assieme. E da lì è esploso il fenomeno. Quindi è da attribuire il successo di Joelier in buona parte anche a Nicola Siciliano. E questo già lo farebbe guadagnare almeno due posizioni. Se non fosse per il fatto che Nicola Siciliano nell'ultimo anno, Wayu, ha fatto paura. Ha fatto paura, ragazzi. Io l'ho rivalutato, veramente ho ascoltato un sacco di sue canzoni. Alcune belline, altre belle, altre disumane come Trippo, Aiu, Trippo è bellissima, Sole è anche un bel pezzo e ragazzi la mia preferita in assoluto dell'album che è uscito tra l'altro poco tempo fa, Garfield di Napoli 51. Napoli 51 è un progetto bellissimo, un progetto che mi dà quella vibe un po' alla Ganna, mi dà quella vibe un po' americana, cioè proprio per la copertina, per il sound di alcune canzoni, molto bello, molto bello. E Garfield, ragazzi, sembra che l'abbia scritta io, nel senso che è un testo psichedelico, è un testo onirico, cazzaro. E quindi niente, ragazzi, Nicola Siciliano, tra l'altro mettiamo una foto di Nicola Siciliano vicino a Bla della Drain Gang e sono fottutamente uguali, quindi chiudiamo la parentesi Nicola Siciliano, che si merita una bella B. Grande Nicola, mi hai messo il pesce dietro alle mole quando ho detto che esistevi e basta. E bravo, bravo, bravo. Oh, ragazzi, parliamo ora di Lele Blade. Che piacere Lele Blade. Lele Blade è stata la colonna sonora di tanti miei meme, tra cui la famosa trilogia delle scimmie napoletane. Cioè, ragazzi, scimmie napoletane piace molto anche agli americani, lo hanno ripostato in tipo Strongest Apes su Facebook, l'hanno ripostato ovunque, freebootato in tutte le maniere, perché Lele Blade si fa apprezzare anche... cade la cuffietta, dagli americani. Si fa apprezzare anche dagli americani perché ha un sound che si presta a ogni tipo di canzone, anche Loco, che è un successo molto commerciale... troppo commerciale, però è bello, ci sta. Davvero mi piace tanto Lele Blade, ragazzi. L'anno scorso lo misi tra una A e una B, però oggettivamente quest'anno il passo per andare a fianco a Fratamo Speranza lo tiene, lo ha fatto, voglio dire. Ce l'ha quella marcia in più che magari 2 anni fa non aveva. E comunque 2 anni fa era il Mamma Santissima assieme a Bale Lambo e altra gente. Quindi ragazzi, assolutamente Lele Blade A. 365 move, poi è la Drain Gang italiana, ragazzi, palesemente, quindi, cioè, più di questo, insomma,
E quindi grazie Lele per tutti i meme che mi hai fatto fare usando la tua musica. Adesso passiamo a Neves 17, il primo artista nuovo di questa lista, e senza indugiare lo mettiamo subito nel tier. Da secondiano parte un aeroplano. Subito, subito, non ci soffermiamo più di tanto su Neves. E ragazzi, allora parleremo di un personaggio che mi fa incazzare come una bestia. Io da bambino avevo un compagno di classe che si chiamava Joshua alle elementari. Era un bambino srilankese buonissimo, portava sempre le merendine dallo Sri Lanka, giocavamo a pelota, tipo baseball però con le mazze così. Insomma, già il fatto che io associo Yeshua per assonanza a Joshua è un'offesa a quel povero bambino srilankese. Ragazzi, io ho conosciuto questo rapper, trapper, reggaetoner, non so come cazzo definirlo, grazie a un TikTok di una Avrenzola. Era questo TikTok con schermo nero, tutte GIF, tipo 46 giga di GIF di Rolex, Joselin, Motorino, LSH, cioè proprio. Cioè, ho detto, cazzo, questa canzone più queste visual è proprio l'apoteosi della sfacimma di Napoli. Ragazzi, incredibile, Yeshua è un cultore del genere trap reggaeton. Io vorrei firmare una petizione per abolire questo sfacimma di trap reggaeton, che non se ne può più. L'unica canzone che io tollero di questo genere in Italia è Loco di Lele Blade. Magari in America c'è Bebe di 6ix9ine, che cazzo. Ma Yeshua, ragazzi, Yeshua è un artista che ha pensato di chiamare una canzone Vida Loca e l'altra Cica Loca! Wow, cazzo! In banane, sfrecciano, bene, zanotti bianchi! Mamma mia, fra, ma spara, ti fai un piacere all'umanità, oppure sbagliato qua. E insomma, questo era Yeshua e ecco qua. Pizza Boy Coco. E ragazzi, non cambia nulla rispetto a quello che ho detto l'anno scorso, anzi io lo eliminerei in realtà dalla lista, però comunque ha fatto parte della scena trap fino a un annetto fa. L'ultimo pezzo che ho sentito di Pizza Boy Coco era con Envy Killa e si chiamava tipo I love you, ti amo, non mi ricordo. Comunque, insomma, nulla di particolare, ragazzi, è un mood, è quello che piace tanto alle femminucce, quindi insomma, andatevi a vedere, vi ripeto, il video dell'anno scorso per sapere riguardo Pizza Boy Coco, perché non cambia nulla, voglio dire. Sì, una C va più che bene. Young Snap, ragazzi, Young Snap, il Metro Boomin italiano. Lui è un producer con le palle ottagonali. Se questa fosse una tier list di producer italiani, non napoletani, italiani, cazzo, Young Snap sarebbe S tier, God tier. Ragazzi, Young Snap stava con le scimmie dal day one. 365 Move si è innalzata grazie a Young Snap, ragazzi. Però questa ovviamente è una tier list di rapper, di doti canore, metrica, flow. E ragazzi, Young Snap non è che sia proprio un granché. Ha fatto dei ritornelli allucinanti, perché per esempio Audemars è una vibe immacolata. Cioè, Audemars è la vibrazione per eccellenza. È uno dei miei pezzi preferiti del rap italiano. E lui. Sto con su sillo, rindo parche sì. Wè, Doge Martino. Ragazzi, è bellissimo. Cioè, che vibrazione, che mood. Infatti, volevo metterlo in un AD, però mi sa che lo metto in una C. Perché, dai, cioè, che cazzo, Young Snap. Cioè, vorrei scendere un sabato sera con Young Snap. Ragazzi, vi giuro, è un fenomeno. E oltre a essere un producer con le palle ottagonali, proprio come Metro Boomin, oltre a produrre, ultimamente si è messo anche a cantare nei suoi pezzi e ci sta, ci sta. Quindi, dai, senza soffermarci troppo, parliamo finalmente, ragazzi, di Joelir. Parliamo di Joelir. Faccio un attimo uno stacco. Porca puttana. Parliamo di Joelir, ragazzi, vedi la potenza di Joelir mi ha fatto cadere il microfono, ragazzi. Joelir è. Oh, che stacco! Joelir e bambini che alluccano, ragazzi, questo video è molto neapolitan. Joelir l'anno scorso l'ho messo in una C, dicendo che ha quest'aria un po' da cafone arricchito, però la sua metrica, il suo flow in giro per Secondigliano. Ragazzi, fatemi prendere il telefono perché c'è una quantità di roba da dire su Joelir che non avete idea. In giro per Secondigliano lui ha un bel flow, una bella metrica, però ha quell'aria da cafone arricchito, cioè sembra quasi una persona che.
che vuole fare una sola canzone e dippare. Invece no, ragazzi, no. Gelera ha fatto un album che si chiama Emanuele, che non ha apprezzato tantissimo, ma quello che ha fatto dopo, ragazzi. L'anno scorso dissi, per esempio, che era Enzo Dong il più riconosciuto e il più famoso in Italia della scena trap napoletana. Adesso è palesemente Gelir, ragazzi. Gelir si è preso tutto. I featuring che ho detto prima quando parlavo di Yeshua, appunto, sono solo una minima parte. Ha fatto un featuring con Sfera Ebbasta. Basta, canum, riccio, basta. A me non piace molto quella canzone, però è una hit, indubbiamente. È tutto sempre in un ambito abbastanza cafone. Per i cafoni, ascoltato dai cafoni, però ragazzi, Gelir fa paura. Gelir, poi nell'intervista di Noisy, appunto, è palese che sia proprio uno scarparo. Ragazzi, non ha finito il liceo. Si vede proprio che fra perché fra. Però insomma, ragazzi, è un fenomeno. Gelir l'ho rivalutato. Così come ho rivalutato Nicola Siciliano, Gelir scala da una C a una A. Assolutamente, ragazzi, Gelir. Complimenti a Gelir perché si è preso tutto e se lo merita, secondo me. Una persona real gode di una grandissima street credibility perché si vede che è verace. E lo so che questa è una lista ironica, però quello che ho detto su Gelir non è ironico, insomma, lo penso davvero. Gelir è bravo, molto bravo. Parliamo di Enzo Dong, ragazzi, nulla che non abbia già detto l'anno scorso di Enzo Dong, semplicemente. Ragazzi, è rimasto tale e quale, cioè lui non invecchia, Enzo Dong non invecchia, è una cosa incredibile, ha il dono dell'immortalità. E anche come artista non invecchia, riesce sempre a tenersi attivo. Per esempio ha fatto un featuring con Nicola Siciliano che è un pezzo di una cafonamma incredibile, però si lascia ascoltare, che non è la cafonamma come quel rincoglionito di Yeshua, è una cafonamma bella. Ragazzi, cioè io rientro nell'universo canonico di tutta questa gente, vi rendete conto? Cioè, non so se capite questa cosa. L'anno scorso dissi che le sue canzoni danno un senso di pesantezza napoletana, sono proprio plateali, sono una tragedia greca napoletana. È vero, perché lui è un interprete, lui è una maschera, Enzo Dong è una grandissima maschera. Poi vabbè, ha fatto pure un pezzo col Gigi D'Alessio, cioè che c'è da dire di più su Enzo Dong, però rimane sempre una B. Su questo non ci piove, non che sia un brutto posto la B. Concludo questo breve excursus su Enzo Dong e chi manca adesso? Fammi abbassare il volume. Adesso c'è Peppe Sox. Allora, dopo Enzo Dong chi c'è? Dopo Enzo Dong c'è Samurai J, ragazzi. Samurai J è semplicemente più famoso di prima, cioè non ho nulla da dire su Samurai J. Madonna santa, che cazzo, mi fa male la testa come se avessi visto qualcosa. E Samurai J, no, veramente non ho nulla da dire perché è solo più famoso di prima. Ha fatto quel pezzo con Gelir intorno al club, non so manco come cazzo fa, insomma, rimane in una D. Veramente è per me irrilevante Samurai J. Però, per carità, insomma, c'è a chi piace. Non disprezzo, semplicemente ignoro. Ragazzi, Speranza. Allora, un altro regret che ho del primo video della tier list, della parte 1, è non aver parlato di Speranza. Io di Speranza ho detto semplicemente che è un mamma santissima. Però dissi, non c'è molto da dire su Speranza. No, il cazzo, aiuto. Speranza è un discorso super ampio, infatti c'ho qualche spunto. Allora, innanzitutto per me è ancora più real di un Gelir, di un Enzo Dong, di un Vale Lambo. Speranza per me è il più real della scena italiana, non napoletana. Cioè Speranza è cresciuto in un ghetto in Francia. Poi comunque io per Speranza c'ho una grandissima stima. E poi mi fa morire il fatto che quando canta lui non è cagaglio, è una macchina da guerra quando canta. Tantissimi cagagli, se non tutti, quando cantano non hanno più il difetto di pronuncia. E Speranza fa paura, ragazzi. Ultimamente ha fatto un pezzo Iris, tipo 3 giorni fa, 2 giorni fa. E non riesce a fare i pezzi d'amore, solo Vale Lambo riesce a fare quel mood. Vale Lambo è l'unico che riesce a incarnare quel mood canzoni d'amore malinconiche. Però poi ci arriviamo a Vale Lambo. Però vabbè, Speranza, ragazzi, Speranza è un mamma santissima. È più importante Speranza a Caserta che la Reggia, o aiù. Poi
Poi vi ripeto, mi pento di aver detto l'anno scorso non c'è nulla da dire. Ho fatto un esempio così, ma non ho detto un cazzo alla fine. Invece, ragazzi, Speranza, un po' per il suo passato, per il suo background, un po' per i pezzi che ha fatto, per ciò che rappresenta. Poi Pagnale, ragazzi, Pagnale è una canzone disumana. C'è Spalla sotto tre, ma vabbè, è stata la colonna sonora di molti miei meme. Non quanto vale Lambo e Lele Blade, però anche Speranza. Tanta roba, quindi grazie Speranza. Cazzo, ragazzi, cambio maglietta al volo. A fine video mi ero dimenticato di Envy Killa. Sono proprio stronzo. Come cazzo fai a dimenticarti di Envy Killa? Rispetto a un anno e mezzo fa, cosa è cambiato di lui? Che sicuramente tecnicamente è migliorato, si è affermato anche più nell'industria musicale rispetto a prima. E che dire, ragazzi, c'è Squad, McCreer, è geniale, ragazzi, è un sacco americano, cioè veramente Pop Smoke napoletano. Spero però non muoia sparato come Pop Smoke. In ogni caso, veramente bravo. Anche nell'altra canzone, Me muri tu. E questa voce così. Bravo, vai, bravo. Cioè, proprio bravo, Envy Killa. Lo metto. No, non è abbastanza per stare con Lele Blade, Speranza e J. Lear. Però sicuramente è tra una B e una A. Ha fatto mezzo step. Cioè, ho scelto questa cosa semplicemente perché non è al loro livello, ma sicuramente più di una B. Quindi ho fatto la stessa cosa che feci l'anno scorso con Lele Blade. Scusatemi, fatemi un attimo organizzare. E vabbè, faccio un taglio. Video molto disorganizzato, ragazzi, per questo è il bello. Mi seguite per questo, grazie, non è vero. Ragazzi, un attimo di serietà e cambio look perché voglio parlare di Vale Lambo. Tutto quello che ho detto l'anno scorso su Vale rimane invariato. Anche se all'epoca lui ha raggiunto il suo picco artistico e creativo, secondo me. Non vi nego che negli scorsi mesi, mentre pensavo a stilare questa lista, ho pensato di downgradare Vale Lambo da una S ad una A. Prima che ti disiscrivi dal canale, lasciami spiegare. Nel late 2019, inizio 2020, Vale Lambo non è stato molto attivo. Ha fatto qualche featuring con Young Snap, Envy Killa, sempre 365 Move, anche con Lele Blade. E la scena napoletana si è unita molto anche grazie a lui e grazie ad altra gente. Vale Lambo è sempre stato dietro le quinte di tutto. È dal 2016 che Vale Lambo ha influenzato la scena napoletana a dismisura. E nel 2018 lui ha raggiunto il suo picco creativo con Angelo. E in realtà il fatto che dal 2019 a inizio 2020, come ho detto prima, lui non fosse estremamente attivo mi ha fatto pensare di downgradarlo. Ma ragazzi, io qualche giorno fa, in un periodo un po' particolare della mia vita, ho riascoltato buona parte della sua discografia, partendo da Aro State Caso del 2016. Quel pezzo potrebbe essere uscito ieri, per quanto mi riguarda, tanto che è fresco ancora oggi e sono passati quasi 5 anni. Ha contribuito così tanto al mio orecchio musicale e anche al mio universo memetico che non posso metterlo in una A. E nulla togliendo agli altri e senza voler screditare Speranza, J. Lear, Lele Blade, ma Vale Lambo riesce a fare una cosa che nessun altro fa: le canzoni d'amore smielate, malinconiche. Perché, ragazzi, io mi sono messo questo mesale per citare perché, come ho detto l'anno scorso, Vale Lambo si mette questo mesale incredibile. Ma poi, ragazzi, in un pezzo lui cita Mortal Kombat, fa a quattro mano con Magoro. Ragazzi, Go, lui conosce Goro di Mortal Kombat. Io vi ripeto, mi sono ascoltato quasi tutta la discografia. Angelo è un album disumano, ma è Eldorado, le scimmie, ragazzi. Vale Lambo, Vale Lambo. Grazie di esistere, Vale Lambo. Però non è finita qui, perché ho una sorpresa per voi. Una grande sorpresa. C'è stato un elemento nella scena trap napoletana ad aver fuso tutti assieme in un solo album. Ragazzi, sto parlando di Gigi D'Alessio! Why you Gigi D'Alessio? Io, 2 settimane prima che facesse l'album Buongiorno, ho fatto un meme su Gigi D'Alessio per sfotterlo del fatto che non stesse con Anna Tatangelo e tutta la tarantella Anna Tatangelo. Ho fatto questo meme che adesso state vedendo e lui, 2 settimane dopo, mi ha dato uno schiaffo morale, mi ha proprio chiavato la Waller a tracolla con l'album Buongiorno, dove sta Vale Lambo, Lele Blade, J. Lear, Re Cucuzza, Enzo Dong. C'era chiunque in questo album, infatti ragazzi, mi dispiace Vale, ma Gigi D'Alessio va nel God tier, ma non scherziamo proprio.
Gigi D'Alessio è assolutamente God tier, ragazzi, traplodico, definitelo come volete, ma Gigi D'Alessio è immortale, ragazzi. Gigi D'Alessio è stato capace di riunire tutta la scena trap sotto una sola ala, sotto una sola protezione, quella di colui che è da anni l'erede di Mario Merola. Ragazzi, Gigi D'Alessio è in God tier e non scherziamo proprio. Guardate qua, che bellezza, lo faccio anche un po' trasparente, ecco qua. Ah, oh, bellissimo, vai you. Gigi D'Alessio. Per citare Enzo Dong riguardo Gigi D'Alessio: grazie Gigi, ti seguo da quando mio padre metteva i tuoi CD in auto. Ha incarrato con questa frase Enzo Dong, perché è vero, è vero. Quindi grazie, grazie all'erede di Mario Merola, grazie per aver riunito Vale Lambo e tutta questa gente, ragazzi. Questa è la mia tier list: God tier Gigi D'Alessio, S Vale Lambo, A Speranza, Lele Blade, Gelier, tra A e B Envy Killa, B Enzo Dong, Nicola Siciliano, C Pizza Boy Coco, che in realtà avrei voluto levarlo, però lasciamolo. Young Snap, grandissimo producer, abbastanza bravino, sto coso sì, Lorindo Parkinson. A D abbiamo Samurai J, E F, nella F ci doveva stare Yeshua, ma vaffanculo, non lo voglio manco contare. E ragazzi, tripla F, che in realtà è una tripla S ironica, super mega meme, XD, ragazzi, da secondiano parte un aeroplano. E quest'è, la tier list finisce qui, ragazzi, è stato un piacere, e sto dalle 5 del pomeriggio, questo video sarà pieno di tagli, però non ce ne fotte un cazzo, non facevo un video così da mesi, ho trovato il tempo libero solo ora. Signori miei, spero abbiate perso minuti importanti della vostra vita a vedere questa stronzata. Arrivederci. Sussurrate, mamma mia, Lucano. Ma santa, ma su figli puttana, finché va canta barata, troppo se vanno i giri insieme mara, che sorta di indabrata, ando con fish job a prata. Ma ci spizza 7k tu dolce a gabbana, ci ho fatto troppo tanto per di chiavarra, casa fa niente tanto, tengo un mega io 80.